Ma la canzone dice fragole, cos'è che dice? Fragole, tonno e champagne, cos'è? Ma che qual dice? È tonno? Fragole, tonno e champagne. Che schifo. Ma sai come vomiti dopo? Sai come gli vomiti addosso? Andrea, quanti soldi vuoi? Se ti compro, andiamo avanti. Mi vuole comprare. Andrea, aiutami a fare una raccolta firme per eliminare gli abbaglianti sulle auto degli anziani. In effetti, ha ragione, perché gli anziani hanno gli abbaglianti e si divertono. Sì. Allora, a una certa ora, cioè di giorno, pieno giorno, alle 2 di pomeriggio, escono, vado a fare un giro. In quel momento c'è il capitano dei gatti del quartiere. Ma chi è? Chi Capitan è? Gatto, Capitan Gatto. Ma chi è? Ti avverte tutti i gatti, stanno uscendo gli anziani. No, cosa? Gli anziani. Vabbè, perché sennò rimangono tutti flashati sulla statale alle 2 di pomeriggio, che non è proprio il massimo, perché si bruciano il pelo poi col caldo che fa. Tu vedi, hai mai visto un gatto calvo? L'hai mai visto un gatto calvo? Gatto calvo, aspetta! Un gatto calvo, aspetta. L'hai mai visto? No. Lo ce l'ho davanti l'immagine! Del gatto calvo. È vero, ma perché ci spelliamo solo noi? Cioè, ci speliamo? Perché ci speliamo solo noi? Nel regno animale non si spelano. Come mai non si spelano? Mangiano meglio forse, non lo so. Ma cosa c'è? Non lo so. Cosa c'è? Ugo, andiamo avanti. No? Io tante volte non vi capisco, ragazzi. Allora, il sindaco impegnato nelle ronde, i ladri entrano a casa sua. Può succedere, ragazzi. Hanno fatto bene. Ma cosa? Sì. Il capo delle ronde ha detto: oh, ma vuole fare tutto lui, vuole fare. Fa il sindaco, vuole fare anche la ronda. Ah, ok. E ha organizzato lui la rapina a casa sua, capito? Ma cosa? Sì. Capitan Calvok. Calvok. Chi è Capitan Calvok? Potresti essere tu, Capitan Calvok. Andrea, mi hanno detto che andiamo avanti. Quanti? Ah, sti complimenti che non servono a niente. Fai uno scherzo a mio figlio della mia amica. Aspetta un attimo. Fai uno scherzo al figlio della mia collega Michela. Il figlio si chiama Mattia, Rafael. Ma perché devo fare lo scherzo al figlio della mia? Ma poi è maschio ed è giovane. Non me la sento. Contromano, mandatemi notizie vere. Come si dice? No, vere. Giovani, fresche. Questa non è fresca. Di quando è questa? Contromano è fresca. Non lo so, non c'è scritto. Contromano in rotatoria a Trento, c'entra l'auto della polizia con la Pecar. Può succedere. Ma fammi capire, l'auto della polizia era ferma? Perché la Pecar al massimo va a 30 all'ora, cioè non... Secondo me a un certo punto la polizia è stata tamponata dall'ape e avrà detto a quello che guidava: ma stiamo inseguendo o ci stanno inseguendo? Perché si erano persi tutti e due nella rotonda, capito? Non capivano. Andiamo avanti. Non ci facciamo riconoscere, ragazzi, che altrimenti la gente poi. Uno mi ha mandato, abbiamo parlato di maiali prima, uno sul cruscotto del camion o della macchina c'ha 3 cinghiali. Ma come? Ugo, non veri. Ah, di plastica. Ma secondo te uno gira con 3 cinghiali sul cruscotto della macchina? Ma ha detto anche, ma come? Ma... No, pensavo. Ma cosa pensavi? Veramente 3 cinghiali sulla macchina, sul cruscotto della macchina? Mannaggia, ragazzi. Ma tu questo non sta bene. C'ha 3 cinghiali, non so come mai. Porteranno fortuna, non lo so. Allora, Chiara Ferragni, l'addio al nubilato della sorella Francesca a Mykonos. Lei svela tutto. Domenica 9 luglio, quindi è fresca questa è fresca. Francesca Ferragni ha risposto alla sorella che non vede l'ora di. Veramente? Francesca Ferragni è la sorella di Chiara? Sì, è la sorella.
Sì. Ha fatto l'addio al nobilato e gli ha detto: magari in preda un po' ai fumi dell'alcol. Dai, perché una non può esordire così a Mykonos. A Mykonos, vai a Mykonos, lo sanno tutti che a Mykonos, insomma, voglio dire, cioè, non. Tu donna, vai a fare l'addio al nobilato a Mykonos, cioè. Capito? È come andare, che ne so, adesso non mi viene l'esempio, però è come andare in Brasile con la fidanzata, cioè non. Ti penti già sull'aereo, ti penti. Perché sei l'unico con la fidanzata. Sono tutti maschi sull'aereo. Tutti maschi. I Maneskin ci sono, anche i Maneskin con lei a terra. Aspettatemi! No, andiamo in Brasile. A chi suona la chitarra? Fa niente, troviamo. Comunque, sull'aereo sei tu e la fidanzata e tutti ti guardano stranito, dici: ma questo dove va? Questo ha sbagliato aereo, ha sbagliato. Dai, se scendi ti diamo 500 euro, dai. Facciamo una colletta. Praticamente Francesca, la sorella della Chiara, è andata a Mykonos e ha detto: non vedo l'ora di prendere un po' d'aria, di prenderlo sto sole in faccia. Ha detto a Mykonos c'è il sole. Chiaramente illusa, hanno sbagliato destinazione, secondo me. Bastava andare in Senegal, in qualsiasi città del Senegal, lì c'è un sole, ti prende bene il sole. Cioè, anche non volendo ti ripari, c'è il sole sempre, le piante sono basse, capito? Le piante sono basse, c'è una vegetazione bassa, quindi non ti puoi riparare da nessuna parte, ovunque vai il sole ti fa ombra, cioè non. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi, non sono cose che non ci interessano. Comunque è andata, si sono divertiti, insomma, sta lì bene.